All'Arena Ritten si gioca il derby numero 86 tra Renon e Bolzano. Le due formazioni arrivano all'appuntamento appaiate in classifica a quota 33 punti. Nei due precedenti stagionali una vittoria per parte, sempre a favore della formazione ospite. I padroni di casa rinunciano, come di consueto, al terzino Nirinen e in aggiunta pure a Chris Higgins, mentre in casa Foxes si segnalano i forfè di Marco Insam e Mike Sousa. La prima occasione del match capita al Renon, incursione di Capitan Gruber, lo scarico per Lucan Soldi, il tiro di quest'ultimo non trattenuto da Zaba, favorisce ancora Gruber che mette a lato. Poi conclusione non irresistibile da parte di Buckley. La risposta ospite non si fa attendere ed è subito pungente, tocco sotto di Nick Mazzolini, Rhett Gordon anticipa Cloutier e non perdona. Bolzano dunque in vantaggio dopo 4 minuti di gioco, a segno con Rhett Gordon al primo gol stagionale con la maglia dei Foxes. La formazione dell'altopiano in ogni caso non si perde d'animo e riesce immediatamente a riequilibrare il match. Disco buono per Thomas Spinell che inventa un assist d'oro per Ryan Watson che deposita il disco in fondo al sacco. Settimo gol stagionale per l'ex Cortina che permette ai vice campioni d'Italia di tornare immediatamente in partita. Eger e compagni però hanno una marcia in più e sfruttando un power play a favore tornano a condurre. Passaggio di Ruggeri per Colton Fretter che da posizione centrale non lascia scampo al goalie avversario. Gran botta da parte dell'attaccante biancorosso che mette il disco tra la spalla di Cloutier e la traversa. Decimo sigillo stagionale per Fretter che pare davvero aver ingranato la marcia giusta. Il Renon cerca di rientrare ma si espone anche ai contropiedi biancorossi, azione in velocità di Enrico Dorigatti che taglia bene il ghiaccio per la corrente Colton Fretter, il quale non fallisce. Terrificante 1-2 da parte dei Foxes che sfruttano l'ottima vena realizzativa di Fretter e iniziano a prendere man mano il largo. Sull'altro fronte al 12° minuto bel tocco di Baker a favore di Watson, il quale si fa ipnotizzare da Zaba. Conclusione centrale e nessun problema per l'estremo difensore del Bolzano. È la compagine del capoluogo in ogni caso a trovare con più facilità la via della porta. Assist di Zisser per Bernard e miracolo da parte di Cloutier che tiene ancora in vita i suoi. Negli ultimi secondi del primo tempo con l'uomo in più i Foxes prendono definitivamente il largo. Tiro di Borgatello respinto da Cloutier e preda di Nick Mazzolini che deposita in fondo al sacco. 19:48 sul cronometro e sfida che pare già decisa in favore degli ospiti, ancora a segno in questa circostanza con Nick Mazzolini, tornato ai livelli realizzativi di inizio campionato. Le due formazioni guadagnano gli spogliatoi con i Foxes nettamente avanti, ci sarà da parlare tanto nello spogliatoio del Renon. Non cambia la musica però nella frazione centrale, bella combinazione sull'asse Fretter-Dorigatti con quest'ultimo che conclude ottima posizione ma mette di poco a lato. Poi sul proseguo ci prova ancora Dorigatti ma Cloutier chiude bene lo specchio della propria porta. I Foxes paradossalmente rischiano qualcosa con l'uomo in più. Errore di Ruggeri, Ramoser serve nello spazio Spinell fermato dal rientro provvidenziale del terzino italo-canadese. Ruggeri pasticcia e poi rimedia. Durante il power play successivo però i Foxes si rivelano decisamente più in palla. Disco buono per Nick Mazzolini che controlla alla perfezione sotto porta e sotto pressione infilando il disco in fondo al sacco. 31:50, doppietta anche per l'attaccante statunitense che sale a 7 nella classifica marcatori, quinto centro in serata del Bolzano. Poco dopo occasionissima per Christian Walcher che tutto solo davanti a Cloutier mette fuori. Sul ribaltamento di fronte Rottensteiner entra in zona offensiva ed imbecca Rolly Ramoser, il cui tocco di prima intenzione è controllato da Matt Zaba. A riaccendere la luce in casa Renon ci pensa Thomas Spinell. Il giovane attaccante controlla sulla sinistra, si accentra e fredda Matt Zaba. Che gol per Thomas Spinell al 34:02, azione personale di pregevole fattura, con finta su Ruggeri e conclusione nell'angolino, imparabile per l'estremo difensore avversario. Al termine del secondo tempo Bolzano sempre avanti, in questa circostanza per 5-2. In avvio di terzo tempo ancora biancorossi arrembanti, incursione di Stefan Zisser che con il back impegna Frédéric Cloutier.
Poco dopo altra chance per la formazione ospite con Irmen che cerca di mettere il disco in mezzo ai gamballi del goalie avversario, il quale si salva ancora una volta. A metà tempo la formazione ospite dilaga. Anton Bernard riceve dall'ingaggio, fa tutto benissimo e supera per la sesta volta in serata Cloutier. Spettacolare rovescio sotto l'incrocio dei pali da parte del 21enne attaccante al Tortesino, che di fatto annulla ogni speranza di rimonta per gli uomini di Erwin Kostner. Saltano i nervi in casa a Renon e, come è successo all'andata, a rendersi protagonista è Lucan Soldi, che colpisce con la punta della stecca e poi con un pugno sulla nuca Danny Irmen. Arriva in soccorso Colton Freiter, che placa l'ira dell'attaccante di scuola meranese, quale viene sanzionato con 2+2+10 minuti di penalità. Ad un minuto dal termine, altra follia sul ghiaccio. Kevin Baker cerca e trova con la bastonata Christian Walcher. Per il giocatore del Renon scatta la penalità, per l'attaccante biancorosso invece due dita rotte e stop di un mese. 30 secondi dopo, altro pack nella porta di casa. Mazzolini smarca Egger, il capitano con assoluta tranquillità mette dentro. Egger fissa così il definitivo 7-2, con il quale il Bolzano espugna il ghiaccio di Collalbo. Partita di fatto mai in discussione, un Renon troppo brutto per essere vero, dall'altra parte un Bolzano che, trascinato dai suoi uomini migliori, Fretter, Irmen e Mazzolini, rischia seriamente di umiliare i diretti avversari. Al termine delle ostilità i tifosi di casa offrono una loro donazione per la bella iniziativa avanzata dal portiere Frederic Cloutier in aiuto ai bambini colpiti da gravi malattie.